Nelle strade della città vecchia di Hebron le persiane sono chiuse. Dietro ad esse vivono famiglie che sono state vittime di violenza, arresti e distruzione da parte dell'esercito israeliano. Durante l'offensiva militare a Gaza, in Cisgiordania si sono verificati scontri violenti. Come molti palestinesi, Zainab ha assistito impotente alla distruzione della sua casa. Alle 3 del pomeriggio sono arrivate 14 jeep militari, piene di soldati insieme a 2 bulldozer. Prima hanno demolito le case lassù, poi sono venuti da noi e ci hanno chiesto di lasciare le nostre. Ma non l'abbiamo fatto subito e velocemente come volevano loro. Allora ci hanno mandato via con la forza. Dal 18 giugno Medici Senza Frontiere, che gestisce un programma di salute mentale ad Hebron, ha incrementato le proprie attività e sta tentando di visitare più pazienti possibili, inclusi bambini in stato di shock e persone con stress post-traumatico. Nell'arco di un mese la nostra equipe ha effettuato più di 1000 visite.